Benvenuti, benvenuti, buonasera Bruna, Gianna, siete sempre in linea, benvenuti a tutti. Aspettiamo qualche secondo se si attiva qualcun altro. Sono molto contento oggi per questa grande notizia che si va avanti con una nuova fase, si cambierà dalla fase 13.1, si passerà alla fase 14.1. Piccoli passi avanti, ma piccoli per modo di dire, perché sono dei grandi passi in avanti, noi non lo percepiamo, ma ogni cambio di fase comporta un grande sviluppo, una grande economia. Quindi ci vuole ancora un po' di pazienza, queste fasi sembra che non arrivino mai alla conclusione della quindicesima tappa, ci arriveremo. Naturalmente le fasi sono importanti perché chiaramente queste fasi determinano degli sviluppi e degli scenari economici molto importanti. Skyway annuncia appunto il completamento con successo della fase 13 di sviluppo e il passaggio alla fase 14.1, nuova fase di sviluppo che avrà luogo il 5 dicembre 2019. Ovviamente al passaggio da una fase all'altra c'è sempre una riduzione di sconto. Questa riduzione di sconto equivale ad avere un aumento del valore delle quote possedute di Skyway. E questo è molto importante. Perché si passa dalla fase 13 alla fase 14.1? Perché chiaramente siamo nel momento giusto, è possibile farlo, grazie ai numerosi risultati che si sono ottenuti attraverso il gruppo di società che si sono diciamo evolute rispetto alla precedente modifica avvenuta nel giugno di quest'anno. La prima cosa fondamentale è la cooperazione con i rappresentanti della comunità imprenditoriale e le autorità degli Emirati Arabi, come avete visto nel video, e questa cooperazione è aumentata, quindi c'è maggiore cooperazione per il progetto e questo comporta un notevole vantaggio nell'interesse degli investitori. Scusate un attimo. Telefono che suona. E a questo proposito, quindi anche la fase 14 sarà suddivisa in più fasi secondarie proprio per dare un senso importante al fatto che le quote stanno prendendo valore. E quindi per ogni sottofase avremo un calo di sconto. E pertanto questo può essere utile per pianificare la propria strategia personale per entrare nel mondo di Skyway. Cos'è successo nella tredicesima fase? Intanto c'è stato uno sviluppo importante a livello di industrializzazione, si parla di Industria 4.0 ed è stata introdotta nel lavoro della società. Avete visto che ci sono stati c'è stata l'inaugurazione a settembre del nuovo stabilimento e quindi gli impianti di produzione sono stati aggiornati. Allora, sono stati aggiornati, scusate ma c'ho il cellulare che suona sempre, e quindi un nuovo stabilimento che porterà avanti la produzione dei mezzi rotabili per il progetto degli Emirati Arabi. E in questa fase 13 Skyway è stato annunciato tra gli esperti degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
che è un programma che è stato adottato datato nel 2000 dalle Nazioni Unite. Quindi Skyway avrà un importante ruolo per modernizzare la superficie dell'urbanizzazione delle città. I piani per la fase 14 includono espansione del progetto ovviamente negli Emirati Arabi e l'ulteriore sviluppo delle tecnologie dei trasporti, dell'energia, quindi c'è uno sviluppo importante anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e uno sviluppo dell'informazione e la creazione ovviamente di nuovi partner, quali come ultimo i fornitori di materie prime. Fornitori di alto rango, alto spessore. Quindi, Yunisky lo conosciamo tutti, è un grande personaggio, sta portando avanti negli Emirati Arabi un progetto grandioso, impensabile, qualche anno fa, esattamente 4 anni fa, quando c'è stata la commemorazione del chilometro zero. Chi è andato all'Ecotecnopark può aver visto questo punto nevralgico dell'Ecotecnopark dove è fissato il punto del chilometro zero. 4 anni fa è partito, c'era solo un terreno arido, nel quale chiaramente c'era addirittura semplicemente una zona dove c'era stato ai tempi la guerra, e un ex poligono per carri armati addirittura, è avvenuto appunto questa posa del cartello del chilometro zero. Questo cartello identifica ovviamente questa base Skyway 2015, e dove praticamente c'è un punto che si tocca con il dito, che è appunto in evidenza, in rialzo del paese bielorusso, come se fosse al centro del mondo. E dopo un anno, esattamente dopo un anno, 2016, io ho incontrato questo bellissimo progetto e me ne sono innamorato pienamente perché è fantastico. E da qui è iniziata appunto la storia dell'Ecotecnopark di Skyway, dove c'è la dimostrazione, il collaudo e la certificazione di sviluppi innovativi della tecnologia del trasporto di stringa. 6 linee, 12 tipologie di mezzi. E a distanza di 4 anni impensabile uno sviluppo del genere. Questo cartello commemorativo è una fusione di in bronzo e i progettisti della Scale Technology da qui hanno cominciato a costruire le infrastrutture. Bene, bene, bene. Questa è una data importantissima, 4 anni fa. Da lì è nato, ovviamente, oltre all'Ecotecnopark, sono nati stabilimenti dove sono presenti i reparti più, operativi. Studi, i reparti, ci sono ben 11 uffici dove ci sono esattamente un migliaio di persone che lavorano. Stabilimento 1, stabilimento 2 è la Technology Skyway Invest Group che si occupa dello sviluppo del materiale rotabile, dei mezzi di spostamento e le infrastrutture. Quindi abbiamo appena parlato dell'Ecotecnopark che è il luogo di dimostrativo, di collaudo e di certificazione delle linee dei mezzi. Quarta sede in fase di costruzione è a Sharjah, negli Emirati Arabi, dove peraltro c'è già la prima linea di 400 metri presentata, come avete visto nel video iniziale.
dove Juninski ha presentato la linea, il mezzo dove si può salire all'Emiro. Bene, si parla molto di urbanizzazione. Pensate che nel 1996 negli Emirati Arabi c'era il deserto più totale, oggi c'è la città più sviluppata al mondo in ricchezza. E ovviamente però l'urbanizzazione ha come tendenza negativa nello sviluppo della società un degrado, un inquinamento, uno smog, poca sicurezza. E quindi è necessario, come ultima tendenza dell'urbanistica, vietare le automobili. Quindi ci sono sempre più automobili, sempre più mezzi che si muovono nelle strade, quindi non ci si rende conto che il problema grosso non è solo l'inquinamento, ma il fatto che ci sono tantissimi mezzi che si muovono tutti i giorni e questo comporta disagi, inquinamento, vittime umane e quant'altro. Quindi la Sky City è la soluzione di città lineare, dove il contesto della natura privilegia rispetto a un contesto di cementificazione. Quindi vedete un pochino come la tecnologia architettonica si sposa con l'ambiente. È quasi come la natura si riconquista il suo spazio a fronte di infrastrutture moderne che comunque non degradano più come una volta con tutto il cemento che è stato utilizzato. Skyway ormai è conosciuto in tutto il mondo, è al centro del mondo negli Emirati Arabi. Ottobre del prossimo anno 2020 ci sarà l'Expo, quindi proprio siamo diciamo nel punto dello sviluppo economico mondiale, dove tutti sono focalizzati sulle no le novità. Le novità partono dagli Emirati Arabi. Il successo di Skyway è generato da tantissime cose, soprattutto il know-how, la conoscenza, la tecnologia, l'innovazione di un grande uomo come Anatoly Juninski, che ha portato all'Eco Technopark in Bielorussia oltre 1.000 ingegneri specialisti di alta classe che stanno lavorando e sviluppando tecnologia Skyway. Hanno portato 32 delegazioni di diversi paesi e a testare, toccare con mano i dispositivi, i mezzi di trasporto. Skyway quest'anno e l'anno scorso ha primeggiato nelle fiere, 18 fiere internazionali dei trasporti e 83 brevetti in diversi paesi. Quindi Skyway in questi 4 anni ha generato un background che non ha eguali da nessuna parte al mondo, in nessun settore rispetto a quello che è stato fatto. È tempo di cambiamenti globali appunto nel settore dei trasporti. Perché? Perché Skyway è più sicuro, più veloce, più economico di qualsiasi altro trasporto esistente. Risolve efficacemente qualsiasi problema di trasporto e infrastruttura. L'Unibus ad alta velocità è in preparazione per le prove che avranno luogo durante l'EcoFest, è già stato fatto, ma soprattutto le prove che permetteranno di andare a verificare i primi test dell'alta velocità, chiaramente su una linea limitata. Quindi abbiamo detto che Skyway è sicuro, più economico, è più veloce di qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dell'aereo, ed è il più economico, in assoluto su tutti i mezzi. Abbiamo visto che, l'Unibus è comunque stato messo in prova nella struttura della linea all'Eco Technopark. E è stato provato anche il nuovo captatore di corrente, cioè il nuovo sistema che permette di
di immagazzinare energia mentre il mezzo si muove. 5 anni di avventure, e abbiamo visto che ci sono tantissimi mezzi di spostamento. Abbiamo visto che Skyway ha creato nuove società, anche la Green Tech, l'ultima società che è entrata di prepotenza e gestirà a Sharjah i dispositivi per la produzione di energia rinnovabile. Quindi chiaramente, chiaramente questo è di fondamentale importanza ed è molto strategico per produrre energia ovviamente rinnovabile. Anche nelle università si studiano le soluzioni di Skyway. Gli studenti delle università russe scrivono e difendono attraverso le tesi di laurea il trasporto di stringa, quindi si parla sempre di più anche nell'università di questo sistema. E appunto nasce anche una nuova scuola di urbanistica a Nizhny Novgorod, quindi Skyway è fondamentalmente radicato anche nello sviluppo e nello studio. D'altronde Uniski ha ribadito sempre che è il trasporto più sicuro del mondo, il più ecologico, il più efficiente e dovrebbe essere in tutto il mondo. Ok. Sono stati fatti anche i test con l'intelligenza artificiale. Quando i mezzi si muovono, possono attraverso sensori, attraverso sistemi di controllo, fermarsi in automatico e addirittura anche andare in retromarcia se una persona si avvicina in senso opposto al senso di marcia. Addirittura rileva anche persone dietro a delle colonne, quindi non visibili. Questa intelligenza artificiale è necessaria e fondamentale per aumentare il livello di sicurezza nelle zone delle stazioni dove i mezzi sono addirittura a livello del terreno. Ok. Qui vedete una foto dell'Eco Technopark dove un Unibus traina un altro Unibus nel caso fosse guasto. Quindi sono studiati anche sistemi di recupero dei mezzi che si muovono, chiaramente, e quindi è tutto studiato alla lettera. L'impianto di produzione Skyway a Minsk, abbiamo detto che il nuovo edificio è stato messo in funzione, andrà a sopperire alle esigenze dei mezzi rotabili per i progetti a Sharjah, negli Emirati Arabi. È nato anche un laboratorio, sempre a Minsk, di Skyway per sviluppare la biotecnologia, il green way, cioè il modo di pensare, di vedere verde. Questo è un humus organico che è stato realizzato con l'aiuto, e ringrazio anch'io personalmente tutte le persone che hanno portato del terriccio, del terreno incontaminato da ogni parte del mondo all'Eco Technopark in agosto, per generare questo humus che sarà utilizzato come fertilizzante naturale per i terreni e può essere utilizzato anche nei terreni molto aridi e molto difficili da coltivare, come le sabbie del deserto. Abbiamo visto scorse settimane, già detto, ribadito, che ci sono trattative importanti con fornitori di materie prime per la produzione in serie del trasporto di stringa, fornitori di alto rango, aziende che sono presenti in 45 paesi con 29.000 dipendenti. È stato costruito anche un nuovo complesso di prova Skyway presso l'Eco Technopark, quindi dovete considerare che l'Eco Technopark si alimenta, quindi c'è sempre un componente in più che si va a
ad aggiungere a tutto quello che è già presente. Trasporti Stinga sempre viene come riconosciuto come un volano per le infrastrutture anche alla Fiera Traco 2019 della Polonia. I portali di tutto il mondo, quello giapponese e Mira, Skyway può entrare a far parte del sistema di trasporto globale. Quindi tutti ne parlano a livello internazionale. Questa è la roadmap, la mappa di stradamento, di sviluppo dell'economia di Skyway dal 2019 al 2032, diciamo così. Allora, questa mappa è scritta in inglese, ma va a evidenziare quello che saranno gli sviluppi futuri. Quindi nel 2019 sviluppo e costruzione del centro tecnologico di Skyway a Sharjah, sviluppo degli studi di flessibilità per i progetti di Mosca e Mongolia, sviluppo della documentazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. 2020. Progetto dell'alta velocità di 25 km negli Emirati Arabi, quindi è già in fase di sviluppo e di costruzione la linea che porterà l'Unibus a una velocità massima di 500 km, con una distanza minima di 25 km per fare i test. Vengono commissionati ovviamente altri progetti, altri studi per una lunghezza totale di 50 km. Quindi nel 2020 ci saranno 50 km di progettazione, mentre costruzione 25. Da qui avanti con gli anni ci sarà un enorme sviluppo, complessità di progetti fino a 400 km, realizzazione reale di 125 km, per arrivare al 2025 con 850 km di strada sviluppata attraverso i mezzi Skyway e così via. Quindi ci dirottiamo verso la fase commerciale, è partita la fase commerciale e chiaramente per arrivare alla famosa quotazione in borsa è necessario queste fasi di fatturato, per così dire. È indispensabile appunto per entrare in borsa. Quindi la fase chiaramente 14 comporta un aumento dello sviluppo, ma chiaramente dobbiamo arrivare alla 15 con un fatturato, oltre che a uno sviluppo tecnologico. Ci vuole ancora un po' di pazienza, ma arriviamo perché chiaramente lo sviluppo è canalizzato. E la fase commerciale è partita. Qui, vabbè, si parla del trasporto di stringa per gli Urali, ci sono tanti progetti, quello del Perù e via dicendo. Questa è la struttura che è in fase di costruzione. C'è stato un signore che è andato per lavoro, per altre cose, a Sharjah e ha visto che ci sono già, cominciano ad esserci delle le infrastrutture che noi vediamo in foto. Sharjah è diciamo l'oasi innovativa di ricerca tecnologica dove Skyway ha 25 ettari di terreno e dove si posizionerà con le sue ricerche, i suoi studi e gli sviluppi. Qui vedete alcune immagini dei cantieri. Immagini, queste sono un po' datate perché non è possibile fare foto per tutelare il progetto, tutelare le aziende, tutelare tutti noi che abbiamo sostenuto il progetto. Gli arabi sono molto, diciamo, riservati nelle loro cose per motivi, ovviamente, di, diciamo, concorrenza industriale. Di pericoli che ci possono essere, anche perché questa è comunque una zona non così, felice per la serenità.
Quindi la prima dimostrazione del trasporto di stringa Skyway negli Emirati Arabi è avvenuta, una linea di 400 metri con due campate, come questa infrastruttura ad anello chiuso, sono cominciato i test, è stato presentato all'Emiro da parte di Uninski, quindi i canali televisivi degli Emirati Arabi hanno trasmesso servizi sulla visita dello sceicco a Sharjah al centro di innovazione Skyway. Qui vi rifaccio vedere il video per chi è arrivato dopo. Ecco qui, avete visto il video. Quindi tutto sta procedendo al meglio. Anche la piattaforma di blockchain per la gestione di tutte le informazioni è pronta. Partirà nel momento della raccolta, diciamo, fondi attraverso il sistema dei token. Tra l'altro è già stato fatta la prima conversione per chi ha convertito 100.000 quote in 2.000 token. Ci sarà in futuro l'apertura anche per altre conversioni, chiaramente. Comunque la piattaforma blockchain sarà quella che gestirà tutto quello che è l'internet delle cose. Dai passeggeri, dai mezzi che si muovono, dalle fatturazioni, dalle persone che entreranno nei vari chiaramente progetti locali. Quindi tutta una serie di cose che arriveranno per essere gestite da una piattaforma in blockchain. La filosofia di Skyway è quella di progettare centrali solari, abbiamo detto, oltre alle infrastrutture per gli spostamenti con i mezzi Skyway, progetti di trasporti ad alta velocità, quindi è prevista la prima linea 25 km ad alta velocità a Sharjah, che è in procinto di essere realizzata. Verranno costruiti complessi di trasporti, infrastrutture del secondo livello, l'eco casa, quindi villaggi ecologici e stazioni a torre, e verranno piantati comunque alberi. Quindi i progetti mirati saranno finanziati attraverso lo Skyway Global Tokens. Cos'è lo Skyway Global Token? È l'SGT. Praticamente è un token che verrà utilizzato, quindi il gruppo di società Skyway accetterà questi token come metodo di pagamento per i suoi servizi. I suoi servizi sono diversi: lo studio di progettazione, il design, costruzione di un cavalcavia di trasporto, controllo intelligente, sicurezza e comunicazione, consegna del materiale rotabile, cioè tutto quello che viene prodotto e sviluppato da Skyway può essere acquistato accettando utilizzando gli Skyway Global Tokens. Quindi qualsiasi società che desidera acquistare un veicolo costruito o una stazione ferroviaria per una sezione di stringa ferroviaria dovrà acquistare questi Skyway Token
con scambio al prezzo di mercato. Quindi si andrà verso la direzione dell'acquisto dei token. E questo permetterà una crescita sicura e stabile di questi token. Quindi una seconda alternativa alle quote che, se noi manteniamo, avranno diritto a dei dividendi sulla base del fatturato che l'azienda comincerà a fatturare, c'è la possibilità anche di avere, di acquisire, di acquistare di questi token che avranno un valore stabile per il fatto che questi token saranno acquistati da chi richiede tutte queste cose elencate. Per chi utilizza la propria area personale Skyway Capital, è stata aggiornata la parte per i partner che informano e sensibilizzano il progetto, cercano di dare possibilità anche agli altri di acquisire delle quote. È stata sviluppata una nuova landing page, cioè una nuova pagina internet dove le persone avranno modo di con una telecamera virtuale 360 gradi di vedere le stazioni, gli ambienti di arrivo dei mezzi e anche una nuova landing page dell'Eco Technopark 360 gradi alla sezione strumenti dei partner. Quindi se voi andate nella vostra sezione strumenti dei partner in new.skyway.capital con la vostra email e password, potrete vedere con delle telecamere a 360 gradi la visuale in diverse parti dell'Eco Technopark che vi faranno vedere diciamo orizzonti legati alla linea piuttosto che a particolari dove c'è l'eco casa e così via. È molto carino ed è molto bello e sembra appunto realistico. Come se uno fosse lì presente e così a modo di vedere l'Eco Technopark. Bene, siamo arrivati quindi appunto nell'ultima fase, la fase 14, la fase 15, nelle ultime due fasi, non ci lasciano dormire, non vediamo l'ora di arrivare a questa fase 15, dove innanzitutto è importante il compimento di un'evoluzione, di uno sviluppo e che è pronto per l'industrializzazione di massa e dove avremo la possibilità di convertire i nostri sostentamenti al progetto. Skyway è un ecosistema, ci sono i droni per la realizzazione delle infrastrutture, ci sono i mezzi di trasporto, c'è la mobilità elettrica, c'è la blockchain che gestisce tutti i dati e quindi è un ecosistema nel quale noi possiamo aderire, possiamo sostenere questa iniziativa attraverso quello che si chiama Crowd Investing Equity. Il crowd investing equity viene sviluppato e sempre di più, maggiormente anche in Italia, sebbene Skyway Capital non è diciamo riconosciuto come ente italiano, ma è estero. Con questa operazione si può fare cosa? Sovvenzionare progetti di società in startup in cambio di quote societarie. Naturalmente il fatto di sostenere società in startup, essendo società startup, c'è sempre un rischio di impresa, che in Skyway nel 2014 era molto alto, non c'era ancora nulla, e man mano che sono passati gli anni, questo rischio di impresa è divenuto meno. Perché? Perché chiaramente siamo quasi alla fine di tutto, fase 14 e 15, quindi siamo quasi arrivati in fondo al progetto di startup. Si potranno avere dividendi, si diventa coproprietari di una società globale, perché a tutti gli effetti vedere una televisione, canali televisivi come Sharjah 24 e Sharjah TV,
hanno trasmesso i primi servizi su come il 26 ottobre 2019 l'emiro di Sharjah, Sultan bin Mohammed al-Qasimi, ha visitato il parco di ricerca e sviluppo di Sharjah e ha benedetto il lancio del trasporto di stringa di Skyway. Anatoly Uniski, fondatore di questo progetto, ha detto che i progetti Skyway negli Emirati Arabi vengono realizzati da una società appositamente creata che si chiama Skyway Green Tech. Perché? Perché Skyway si deve sottostare alle leggi degli Emirati Arabi. Gli Emirati Arabi hanno come legge imposto che un'azienda estera può lavorare sul loro territorio se creano un'azienda nello stesso territorio. Questo è dovuto al fatto che il centro di innovazione Skyway e Sharjah svilupperà non solo il trasporto di stringa, ma anche altre tecnologie verdi, quali la produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi in questo caso l'energia solare. Ecco, questo va precisato e va detto. Bene, quindi essendo una startup e sovvenzioniamo società in startup, non si può ritenere il crowd investing un prodotto finanziariario come molte persone, o meglio, alcune persone spacciano come investimento garantito con alti guadagni. Assolutamente no. Non è un prodotto finanziario, ma è un crowd investing equity, quindi non ci sono garanzie di nessun tipo. Ovviamente, non essendoci garanzie, a maggior ragione è più alta il vantaggio qualora si arrivi a questa benedetta fase 15. Queste informazioni sono puramente formali, quindi di informazione, ma non sono informazioni che devono spingere qualcuno per forza a fare una scelta di crowd investing, proprio perché comunque non ci sono garanzie, quindi chi sceglie questo tipo di operazione è consapevole del fatto che può perdere diciamo, le proprie risparmi in questo senso. Qui vedete ci sono molte situazioni di possibilità di entrare, di aiutare il progetto ad arrivare a questa fase 15. Ci sono anche importanti quote, fino anche 150 mila dollari. Vengono date 9 milioni di quote a uno sconto del 60%, cosa significa che per ogni dollaro vengono date 60 quote, fino ad arrivare anche cifre molto modiche di 250, ma anche quindi fino a 15 dollari. Quindi Skyway può essere diciamo fatta, svolta, partecipata da tutti, da quello che ci mette 15 dollari a quello che ce ne mette 150 mila. Ovviamente questi importi così alti saranno dettati dal fatto che saranno aziende che vorranno partecipare agli sviluppi nella realizzazione di infrastrutture, di edifici, di stazioni e così via. Comunque gli sconti vanno da un 60 a un da un 60 di sconto a fino a un 25, quindi per ogni dollaro 25 quote per ovviamente situazioni meno decisamente con importi meno alti. Bene, quindi ovviamente quando uno ha considerato questa sovvenzione viene riconosciuto un certificato originale con un numero di quote e attestato diciamo, al proprietario, anche perché ogni account viene verificato affinché si possa ottenere questo certificato, altrimenti non si può ottenere. Questa è un'immagine riassuntiva e rappresentativa dell'Eco Technopark in agosto, dove c'erano migliaia di persone venute da tutto il mondo a portare testimonianza della loro
del loro contributo a sostenere a quello che in 5 anni è stato realizzato, e quindi mi piace sempre ricordare questa immagine. E qui vedete un'immagine da lontano dell'Ecotecno Park. Quindi siamo all'ingresso della fase 14.1, i progetti stanno andando avanti. Iuniski ha presentato l'Unibus tropicale, quindi l'ultima versione, dove c'è la possibilità di due temperature diverse all'interno di queste, e quindi sta andando avanti il progetto con i tempi dovuti, chiaramente, perché c'è un'industrializzazione, siamo nella fase commerciale, ma tutto procede al meglio. Vedremo cosa ci rivelerà questa fase 14. Chiaramente vi ribadisco, è indicata come cambio di fase il 5 dicembre. Quindi se avete persone che erano interessate e stavano aspettando che si evolvesse di più il progetto, potete fare un ricordo a queste persone che c'è un cambio di fase. Il cambio di fase significa un aumento del valore delle quote e di conseguenza una riduzione dello sconto, quindi per ogni dollaro vengono date meno quote, perché le quote assumono un valore maggiore. Bene, con questo io termino il webinar. Prossima settimana direi che se non ci sono notizie, che possono attirare l'attenzione di fare un webinar, non farò il webinar, anche perché comunque sia abbiamo tutti i canali a disposizione, arrivano le mail, ci sono i gruppi WhatsApp, ci sono i video YouTube, siamo aggiornati. Anche senza il webinar è un mio abituale, diciamo, iter che faccio proprio per parlare un pochino di queste cose, e non c'è nessun fine di altro tipo se non che volontario per diffondere quello che io raccolgo nella settimana per esporlo a tutti voi. Quindi io vi do l'appuntamento al prossimo martedì, non questo che viene, al prossimo ancora, quindi tra 15 giorni, salvo indicazioni diverse. Se ci sono cose di approfondimento importanti, diciamo che lo potremmo anticipare. Comunicherò sul gruppo che il prossimo webinar ci sarà tra 15 giorni. Bene, con questo un saluto a tutti. Vi lascio con un video e viva Skyway, costruiamo Skyway e salviamoci il nostro pianeta. Un saluto e un abbraccio a tutti.
другой скалы, на свою планету. وحدات النقل المعلقة. نظام نقل متطور ومتميز في سماء مدينة دبي. تجربة نقل حضرية من خلال عربات ذات تصاميم عصرية. تصاميم فريدة للمحطات ومتناغمة مع تصاميم محطات مترو دبي.